Bentornati ragazze e ragazzi, siamo sempre qui, parliamo nerd, Aldo e il buonissimo ovviamente Freyr, esatto, e siamo tornati su Resident Evil 3 Remake, nel nostro decimo episodio siamo arrivati a doppia cifra anche in questa serie e eravamo rimasti con Carlos all'interno dello Spencer Memorial Hospital all'ospedale di Raccoon City alla ricerca appunto del vaccino e ci eravamo fermati proprio agli archivi. E c'era questa sorta di minaccia che pensiamo appunto ci sia un leaker, perché avevamo visto cadere quel corpo dalle scale magnato, esatto, da testa ai piedi, quindi pensiamo che appunto da un certo angolo in poi ci sbucherà. Potrebbe esserci. Un leaker. Esatto, esatto. Vorrei dirti, Aldo, che credo che comunque la missione sia messa un po' in discussione, perché sembra che palesemente Carlos abbia abbandonato l'idea della ricerca del dottore per andare a recuperare Jill dopo il disastro della trasformazione, esatto, della Nemesis, no? Quindi ci ritroviamo nell'ospedale fuori dal contesto che Carlos, sì, stava seguendo. Sì, è vero, un Carlos che sta, tra virgolette, disertando dalla missione assegnatagli dall'Umbrella e vedremo come si evolverà la situazione, ovviamente non prima della nostra solita incredibile sigla. Bene, a Via Lugio Eco, modelli vari, come al solito, storia continua. Non è che abbiamo sbloccato qualche vestito o qualche cosettina, no, carina da far vedere? No, i vestiti magari, no, i vestiti non si sbloccano William così facilmente. Cura, ma poco dopo lo scontro per conoscenza a causa dell'infezione del T. Nel disperato tentativo di salvarla, Carlos decide di portare allo Spencer, sperando di trovarvi un vaccino. Tuttavia, esatto, una volta era un ospedale, è diventato un covo di zombie, che effettivamente devo dire è anche abbastanza fatto bene. Diciamo che è la parte un po' più horror, se la vogliamo chiamare proprio in questo modo. Allora, ok, qua stavamo col registratore perché dovevamo trovare una registrazione del dottore per poter aprire quella porta. I cosiddetti olonastri, capito? Esatto, de olonastri. La pianticina va bene, stiamo ad arancione, vediamo quanto riusciamo ad arrivare a continuare a... Oh! Vai, è subito una bella lettura. Le note di un'infermiera. Hanno accettato più di 20 pazienti affetti da quella misteriosa malattia. I pazienti in isolamento mostrano delle necrosi agli arti. Iperpiressia? Iperpiressia, delirio e iperfagia. Possibile, esatto, infezione? Ho provato qualsiasi antibiotico. Non è ancora arrivato nessun risultato degli esami del sangue. Chiedere di nuovo. Il dottor Young è stato morso mentre curava un paziente. Abbiamo disinfettato le ferite, eppure la febbre non scende. Niente sembra funzionare. Nel frattempo, i pazienti in stato confusionale che ci portano diventano sempre più violenti ogni minuto che passa. Abbiamo anche richiamato il personale che non era di turno per avere più aiuto possibile. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per contenere questo disastro. Sì, il dottor Young, praticamente, che non si può dire su YouTube, però praticamente è una situazione molto similare, sì, senza zombie, a un'epidemia come la nostra, dannazione. Dannazione, sì. Allora, avevamo la mappa, l'archivio l'abbiamo sbloccato. Avevamo chiuso l'episodio però con degli oggetti, Aldo, che avevamo detto che c'erano delle cosettine che avevamo lasciato leggermente indietro, non mi ricordo. Ma sono le cose che dobbiamo recuperare obbligatoriamente. Stanza del personale. Qua c'è roba da vedere. Andiamo nella stanza del personale, vediamo. Incominciamo da qui. The, okay, personal room, praticamente. Qua è brutta la situazione. Vedo mani, vedo sangue aiosa. Sì, devo dire che sono stati sbudellati male dopo che si sono chiusi dentro. È una mia interpretazione personale. Io ormai guardo il tetto perché... qua sono stati sbudellati malissimo. Allora, lui... Hey Doc. Hey Doc, esatto. Oggetti in giro, Anche colluttazioni all'interno, Però sti zombie a terra, ti ripeto, è sempre più... Vedi, questi sono stati magnati da un leaker. Ok. Questa è un'altra nota di un'infermiera. Esatto. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non c'è più nulla da fare. La situazione è fuori controllo. Il numero delle vittime è altissimo e l'infezione si sta diffondendo più in fretta del previsto.
Ci siamo arresi. Sono barricata qui dentro assieme a quelli che non sono stati contagiati. Riusciamo a sentire le urla e le richieste di aiuto che arrivano dal di fuori. Quelle urla. Ma non possiamo neanche azzardarci a uscire. Sarebbe la fine per tutti noi. Non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Sono sicura che verrò punita per questo. Non riesco a smettere di tremare. Voglio vivere, voglio vivere. Alle ore 21, dopo aver sentito un elicottero volare sopra di noi, abbiamo iniziato a piangere ed abbracciarci per la felicità, pensando che si trattasse di una squadra di soccorso, ma non era così. L'elicottero era solo di passaggio, e adesso gli unici rumori che riusciamo a sentire da qui dentro sono i lamenti dei morti che riecheggiano nel corridoio. Non ce la faremo più, stiamo per impazzire. Dottor Young, Ariana, Miranda, Dakota, mi dispiace, sento qualcosa che si avvicina. Porca troia. No, Aiut, l'ha finito così male perché mangiata mentre scrive, non ci credo. ma poi l'elico. Ma vedi, The Leaker. Eh beh, certo. Ma Ci ha poi graziato la soprattutto. Capcom reinserendolo come un secondo, perché non credo che ce n'erano parecchi nel precedente episodio, però essendo un cult come nemico, è stato reinserito dentro. Ci serve un grimaldello, torna la Jill Cassa. Lo estraiamo da una gamba, porco Giuda. Un'altra nota incredibile. Non Oggi ci questo è credo. l'episodio delle letture. I comunicati dell'amministrazione. Utilizzo del badge, lo sappiamo, lo sappiamo. Basta, ciao. È severamente vietato utilizzarlo per altri che non si presentano al lavoro, però noi abbiamo un bonus. Esatto. Tiè. Proiettili. Allora, qua mi sta incitando a mettere lui. Il perché è molto chiaro. Che fino adesso, tra l'altro, non abbiamo usato neanche a dovere, mi sento di dire. No, esatto, non abbiamo abusato del fucile d'assalto. Cosa positiva, perché adesso che dobbiamo sconfiggere. Ma la stanza aveva solo quello? Eh sì, c'aveva. Questa cosa mi sta mettendo ansia perché potrebbe sbucare dappertutto. Allora. Di là non ci potevamo andare, però a sinistra di qua ci possiamo andare. Certo. Ho un vuoto completo di memoria sul passato, non me lo ricordo mai, lo Spencer. Capirai, non chiederlo a me. Postazione delle infermiere. Allora, abbiamo tutta l'infermeria che si può visitare da qua. E il deposito della biancheria che possiamo visitare anche qua a destra. Vediamo un Farei attimo. prima quello. Attenzione, attenzione, È questo è uscito imboccato, sicuramente. o è uscito o è imboccato, no, posso scendere, Ah, ti fa lo scendere di shortcut, fuori? lo shortcut, no, non è vero, dai, ma che cosa stai dicendo, era lui, altri Quindi devi passare dalla medicheria? No, bisogna uscire fuori per forza. E proiettili. si può scendere anche di qua? Per quale scopo? Proviamo. Ah, perché è chiuso dall'altra parte, quindi c'è un accesso solo e un altro se saltavi dall'altro balcone. Credo, eh. Attenzione, Oh! chiave. Che c'è Locker scritto? room. La chiave di che cosa però? Che cosa apri? Una chiave della stanza degli armadietti, dello Spencer Memo. Quindi apro tutti gli armadietti con questa? Cioè, praticamente al posto del grimaldello c'ho la Non chiave? lo so se è di quelli gialli, però sicuramente ci sarà una sacchetta. Scendiamo di qua. Ok. Abbiamo. No! No! Beh, non è che. Non mi puoi fare scendere da. No, Ma vabbè, che ma non è vero. nicchiata. Non è vero. Ma che cazzata, che cazzata. Ma ti rendi conto? Io pensavo fosse un prompt Beh, per certo, per un oggetto, per un fare oggetto e qualcosa. mi scavalchi e poi non mi fai riscavalcare. No, è un bug da 98, direi. È Questa è proprio rimasto. ridicola, questa è ridicola proprio. Guarda, o è fatta apposta perché non posso credere che non hai pensato a una cosa del genere, quindi è proprio per fartelo criticare. È Sì, tipo sì. che sulla Play 1, non potevi fare altrimenti, no? Quei blocchi di pixel Che che non potevi mai cazzata. girare. Che cazzata. Allora. Ok, impugnatura. Cioè, stai a capire. Lo so. Esaminiamo.
Adesso la lunghezza ridotta gli permette di essere molto rendendolo adatto anche negli scontri Credo urbani. che non l'abbiamo letto, però insomma, una pugnatura migliorata. No, credo che comunque sì, ti consenta di il rinculo C'è inferiore, un altro capito? oggetto sotto? C'è un altro oggetto qua, però da qua non possiamo raggiungerlo. Non c'è una Scavalcando finestra. Eh nemmeno, scusa. Qua in terra no. quella cosa luminosa no, è solo un No. riflesso. Ok, quindi devo obbligatoriamente entrare di qua. Oppure passare sotto? No, Ok. impossibile. Qui non si Questo? passa. Ok, te pare. Tu imboccherai, no? Sì, beh, certo. Già qualcuno voleva entrare da lì. Allora. Tu? Niente. Coltello, ovvero non ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho. Però non lo vuole, non vorrei disturbarlo nel suo sonno eterno. Magari quando entra l'altro si scripta anche lui. Potrebbe. Potrebbe. Oh! Cassaforte, non c'ho la combinazione, Non questa non l'abbiamo la possiamo trovata. sapere. Sicuro è o una sacchetta o una nuova modifica. Attenzione, nota sull'audiocassetta. Esatto. Cara Dakota, che sembra essere un'infermiera. Ho Eh sì. scoperto cosa è successo alla cassetta del dottor B. L'ha presa il suo assistente. Uno dei miei pazienti ha visto Abbott prendere qualcosa da un armadietto nella sala delle infermiere e subito dopo si è diretto verso l'ambulatorio. Proverò a dare un'occhiata durante il mio turno di notte. Per ora stai senza pensieri e continua a lavorare come hai fatto sempre. Non mi interessa quanto il dottor B sia famoso nella comunità medica. Non posso assolutamente tollerare quelle molestie e non lascerò che quel maiale distrugga le prove per poi passarla liscia in Ah, tribunale. pensate che Proprio schifo. lui, proprio lui. Allora, quindi Quindi le chiavi l'armadietto, dell'armadietto esatto, saranno quelle che hai utilizzate. recuperato. Ecco. Certo. Beh, più maneggevole l'automatico, Ammazza. eh. Mamma mia, bellissimo. Quindi con quelle chiavi dobbiamo tornare all'armadietto giallo e recuperare poi l'oggetto che ci serviva. Non l'hai Il preso. ciccione, beh, il ciccione è più resistente. Ci sono altri oggetti? Fallo imboccare. Ok, tu ti rialzi, dai. Beh, certo. Fuoco! Ok. Le coltellate al muro fanno male. Allora, qua ci vuole il badge. The badge, ok. Non ci credo. Del Da dove paziente. cazzo? Orca troia. Oh! Mamma mia. Sei Ok. morta? Aspetta, potrebbe fare il secondo. Ok, è morto. Allora, postazione delle infermiere. Quindi qua abbiamo preso tutto, manca solo la cassaforte. Perfetto. Allora, imbocchiamo di qua e vediamo. Allora, tu ti svegli e Sicuro. muori così. Io Mamma ti mia, ottimo. prendo pianta verde. Non abbiamo preso tutto, quindi manca qualcosa. Che poi quella era la porta che si muoveva, non si capisce Ah, tu perché. vabbè, tu ti alzi facile proprio. Coltello. Avevo sentito? No. Strano. Cosa manca? Esatto. Perfetto. Siamo carichi a Recuperati. pallettoni, veramente. Ok. Qua riavviamo praticamente la porta che era sbatteva prima. Non si sa chi la sbatteva perché non c'era nessuno. C'erano gli altri due che però Sì. poi Guarda sono imboccati dall'altra parte. Allora. Ok. un po', qua potrebbe esserci una combinazione, no? Poteva essere carina come idea. Però no. Verde? Forse il verde ci dice qualcosa. Hai 11 decimi, Lore? Che c'è scritto là?
Voi non vi alzate, vero? State tranquilli lì. Vediamo se si apre. No, non è giusta. Non è giusta. Dannazione. E allora quelli sono lucchetti palesemente da Grimaldello. Forse è qua. Ah ah. E questa ci fa passare all'altra area. De Armadietti, esatto. Allora. Madò. Vuoto. Bellissimo. Sì. Cappello che è Assassin's Creed, perché Granit Clash Branch. stordente. Oh! Porco zio, lo Mamma mia! sapevo. Lo sapevo. Si era chiuso dentro male. Dacci una sacca. E quando mai? Da badge. Oh! Da badge. Da beige che ci riporta lì. La Da badge. Ce chiave è n'era anche finita. un'altra distanza. Allora io, dato che abbiamo il safe qua vicino, andrei a salvare prima di continuare. Ha Ecco, salvato, non c'è tranquillo. bisogno. Vai, vai. Allora. Ci manca quell'oggetto più la cassaforte. Oh merda. Gli istinti animalischi dell'Iger. E un attimo di. Sì, ma che è? Ma che Oddio! Ma geniale! è? Ma che schifo è? Questo vede però, non è. Non è un Liger! Non sei un Liger! Ma che era? Ah, One shot? Veramente one shot? eh sì, alla gola. Oh, devo dire, è carino, però il suo movimento ferale era più da Liger. Cioè, questo mi sembra una specie di rana, capito? Sembra un Di cose Liger, vegetali. Troppo però veloce. geneticamente È un modificato. Hunter B, esatto. Eccolo qua. La sua corazza gli dona delle capacità difensive alte. Tuttavia, se usi delle munizioni, non ho capito. Porca troia, Delle bisognava munizioni non lo leggere. so, hanno munition. Granata. Cioè, non è una munizione, è una grande munizione. Esatto. Deferale. Eccolo. Aia. Fuggire, fuggire. Porca puttana. Oh, porca puttana. Gli ha fatto male. Ma tocchi il lato? È una grande munizione. Aspetta, va. Scusa un attimo. Un attimino, giusto. Giusto Mi è così. piaciuto parecchio, solo che tutto quel mini cutscene mi aspettavo di più in realtà da una specie di mostro vegetale. The Swamp Sì, Things, è vero. praticamente. Ma sto cappello che easter egg è, oh? È quello di John Marston. Appoggiato lì, capito? Ma stava pure dentro gli armadietti, no? Sì. Allora, io ti ho sentito. Qua Io sicuro ti ho ci fa scendere sentito. dalla. Oh! Mamma mia, Sono si stanno due. mangiando tutti quelli finiti. Tiè! Sono due, sono Non ci due, hanno visto, sono non ci due. hanno visto. Ma che sei pazzo? Hanno fatto man bassa nello Spencer, però, eh. E io ci devo entrare là dentro, No, non è la stanza, è una stanza adiacente. falla venire, falla uscire. La dottoressa Dakota, dannazione. Lei è Dakota. Sì, secondo me pure. Mi è piaciuta. Secondo me pure. Dai. Pistola, pistola. Ottimo, Tu ottimo, ti non ha più rialzi, le no, energie, sì, non ha aspetta, le aspetta. energie. Aspetta. Sì, ma con la Esatto. lentezza, con la lentezza. È Capelletto finito. di Carlos che si muove, capito? Carino. Ok. Allora, sempre Vari oggettini sicuramente da recuperare. Grimaldello, sempre proiettili. C'è Dannazione, dannazione. una cifra di roba da passare a prendere con Jill qua, oh. Sicuramente quando si sveglierà.
C'è la cassaforte che probabilmente troveremo la combinazione con Carlos. E The Short. Mamma mia, dai. Non voglio rischiare di perdere la vita per voi. E The Short. Oddio, buono, buono. Che come ben sai ci riporta lì alla zona del cadere di sotto, dove c'era ancora quell'oggetto che non mi ricordo se c'era. Però adesso. Esatto. E il biancherie. L'ambulatorio. Biancherie sono l'ambulatorio due. Adesso qua imbocchiamo dove stanno i tizi. Che però potremmo. Da questa porta non passeranno. Potremmo. No, contro qualcuno. Maia. Sono stordito. Ah no, gli è entrato. Gli è entrato. Sono tipo i leaker. Di soppressione. Aspetta. Facciamo la mossa da gameplay. Facciamo la mossa da gameplay. Fantastico. D'ingresso, enter. Ah! Oh, si è bagnato. Ricarica. Ma che culo. Allora che fa che culo. Vabbè, ma che buggato male però, eh. È buggato perché in realtà eravamo già morti, ma non lo sapevamo. Ci aveva preso, poi l'ha caricato dopo. Potremmo fare una cosa. Esatto, qua c'era la porta col badge, me la ricordo. Ok. Che vediamo funziona un attimo, anche qua, fantastico. Vediamo cosa trovo. Allora, questa è una sala operatoria, una terapia intensiva. Dove non c'è nulla, poi, è quella la cosa. Allora, munizioni di pistola. Che ricarichiamo. Poi, proiettili. Mamma mia. Quindi siamo belli, belli potenti. È proprio loro. Granata, quella che ci serviva, lo sapevo. Due, sono proprio fatte apposta. Infatti mi pareva strano che degli oggetti che ci potevano essere rimasti indietro potevano esserci utili. Aspetta, perché non abbiamo finito? C'è un medikit. C'è un medikit. Dov'è? Ok, pianta. Mamma mia. Ok, allora. Perfetto, mi sono ricordato bene. Questo è stato... Loro la sfondano sicuro, dai, su. Manca a dirlo. No, strano. Ok. Shortcut. Eccolo! Che muori! Ah! Che cazzo! Oddio! Oh! Era ancora io! Schioppa! Ma dai, ma non muore mai! Ma che cazzo! No, va killato. No, ma va killato con le granate, raga. Non è. Cioè, non. Due caricatori di automatico, dai, gli Hunter B. Cioè, vai a cagare. Bellissimo. Guarda, è bello. Carlos così. Esatto. Screenshot per il dashboard della vostra play, ragazzi. Dai. Ma perché non... in bocca? Madonna, no, non entra da lì, non entra. È troppo. Ma perché non vuole uscire? Suo script, nel suo... Ma dai, è troppo. Ma lo devo far uscire. Granata dentro e si sopprime con le mura, con quattro mura più strette. La granata fa il doppio del danno. Non contro l'angolo che ci scoppiamo le gambe. No, non l'hai lanciata. Dove sei? Di nuovo lì sei tornato. Porco. L'hai sparare, sentita, fuoco, pezzo fuoco. Di merda. E adesso morto, c'è il secondo, è morto, però. È morto. Bellissimo, ragazzi. Te l'ho detto, in una stanza piccola una granata frammentazione aumenta il suo danno. Dove sei? Da fermo forse non ci vede. Ma non ce ne abbiamo due granate? No. Hello, darkness, my old friend. Testa sulla Aia, non vedo più niente, però lui mi ha visto. Testa, attacca a nulla praticamente. Ma no, solo sulla corazza, non gli hai fatto nulla. Lo so, non gli ho fatto niente.
Un caricatore al vento, dannazione. Avvia col vento. Avvia col vento. Esatto. Questa la vorrei utilizzare quando spari a Avvia col vento. E se li piace. Non mi devi disturbare, Carlos, ma cerchiamo voi dentro la mia stanza. Vaffanculo, va. Ok. Bene. Carini, devo dire, non è andata male. È un po' di sano e puro bug del gameplay, ci sta. Sì. Questi sono magnati, non si possono mai rialzare. Se si rialzano è una minchiata. Si sono stati mangiati male. C'è la cassetta che ci serve. Certo. Che incastoniamo, prima la analizziamo. Guarda che ricordi. Hai bisogno di un mangianasse per ascoltare questa audiocassetta. L'etichetta recita: registrazione del dottor B per le HR. Quindi... E noi lo abbiamo. Perfetto. Allora, quindi qua praticamente lui faceva i film porno. Sì. Girava i film porno con Dakota, praticamente. Ok. Direi di andare a salvare, che ci siamo protratti anche abbastanza. E ascolteremo sì. L'audiocassetta nel prossimo episodio. All'avvio del prossimo. Sì. Sperando che non sbuchi un altro stronzo, perché ho sprecato mille cose. Però l'avevamo pure caricate abbastanza, eh. Tra l'altro, stavo pensando, era qui la. No, non era neanche qui. Ok. Andiamo a salvare immediato. Forte sempre. Era di qua? No. Non ci credo! Non ci credo! No. Mi sono ciagato! No! C'è un altro Hunter D. B. G. No. Aia! Finisce così. Questa è una conclusione degna dei migliori film horror, ragazzi. Direi di chiudere l'episodio e. La chiudiamo qua, porca puttana, non siamo riusciti a salvare, bisognerà rifare due cazzo di cose in off screen. No, il terzo è entrato dentro la porta gialla. Perché la porta gialla è chiusa? Ma no, non è possibile. Avevamo sbagliato la via. Gli Hunter B, dannazione. Ragazzi, questo sì, è stato il decimo episodio. Non voglio tediarvi oltre, perché è stato un decimo episodio pregno di niente, di tensione. Perché poi alla fine non abbiamo raccolto uno. No, non siamo andati avanti per un cazzo, cioè, ma d'altronde, regà, è pieno delle cose. Scendi la finestra, te devi risalire. Riscendi l'altra finestra e risali tre volte. Gli Hunter B, Liger B. Esatto. Quindi... Allora rimandiamo il tutto all'episodio 11, ragazzi. Lasciate un like se avete visto il video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, altrimenti non rimarrete mai aggiornati ai prossimi episodi. E vedere le morti di Aldo più divertenti della storia di YouTube Italia. Esatto. Mamma mia, ragazzi. Ma quest'ultima mi sono cagato. Vabbè. A prescindere da questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!